L'evento del quale qualcun altro c'è, ma questo è l'evento sicuramente più importante per la nostra città. Per me è un enorme onore essere seduto a fianco di un campionissimo che tra l'altro a queste latitudini ci ha fatto impazzire di gioia più volte, di conseguenza grazie Vincenzo. Del percorso parleremo dopo, abbiamo anche quest'anno dato la massima disponibilità, seppur nella complessità di gestire un evento di questa natura, l'abbiamo già detto più volte, per noi è imprescindibile. L'anno scorso abbiamo avuto un grande coraggio nel doppiare quella che era una scalata che purtroppo quest'anno non è disponibile. Per noi è tutto. Come una bellissima città, quello a cui puntiamo è che possa avere anche degli eventi che la completino. Fondamentale, è un aiuto dal punto di vista turistico sicuramente, ma è proprio un aspetto culturale. È una città che all'insegna di eventi sportivi. Il ciclismo è senz'altro uno degli sport nei quali la fatica viene portata all'ennesima potenza e anche l'aspetto pedagogico, iniziando da bambini, educativo, è senz'altro più rilevante, oltre ad essere uno sport che negli anni sta continuando a crescere anche in termini di appeal nei confronti del pubblico. Per noi è importantissimo e ribadisco, sono ben vive le emozioni che ci ha dato Vincenzo, in me poi particolarmente, nel senso che mi avevano proprio impressionato, e ci auguriamo che possa continuare in questa direzione. È prestigioso, lo condividiamo con Bergamo anche quest'anno. Como ha avuto nella lunghissima storia del Giro di Lombardia ben un po' meno di un terzo degli arrivi e sono contentissimo che quest'anno sia uno di quelli. Quindi grazie a RCS, grazie all'ufficio sport, grazie alla polizia locale, grazie alla prefettura, alla questura, a tutti coloro che, perché il comune ha solo una piccola parte, l'insieme consentirà di godere di questo evento in sicurezza e in tutta la sua bellezza. Grazie. Grazie signor Sindaco, per il momento ci ritroveremo.